Incontro definito proficuo tra il governatore della Calabria e il presidente dell'ENAC sugli aeroporti calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Potrebbero esserci novità a partire dalle prossime settimane. Roberto Occhiuto si è detto fiducioso del fatto che la compagnia ITA non ridurrà il traffico aereo sullo scalo di Reggio Calabria. ITA inizialmente aveva annunciato che avrebbe sospeso la tratta su Milano, ma la decisione sarà cancellata. E nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altre novità. Sono appena uscito dalla sede dell'ENAC, dove ho fatto un utilissimo, proficuo incontro col presidente di ENAC. Mi sono occupato degli aeroporti calabresi, non solo dell'aeroporto di Lamezia, ma anche di quello di Reggio e di Crotone. Ci saranno grandi novità a partire dalle prossime settimane. Intanto sono fiducioso nel fatto che ITA non ridurrà il traffico aereo dall'aeroporto di Reggio. Come sapete, aveva già annunciato che avrebbe sospeso la tratta fino a Milano. Credo che questa cosa riusciremo ad evitarla. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, altre novità sugli scali aeroportuali della Calabria.